qui e insieme siamo in Me Contro Te. Benvenuti in questa nuova serie qui sul canale Me Contro Te Replay. Poiché tantissimi di voi si sono iscritti da poco al nostro canale, probabilmente non hanno visto tutte le avventure folli che abbiamo fatto. Così abbiamo pensato di cliccare sul tasto replay per permettervi di rivivere insieme delle avventure incredibili che abbiamo trascorso nel passato. Quindi diamo subito il via al replay. Ciao a tutti, lui è lui e lei è Sofì. E oggi siamo in un nuovo Daily Vlog. Lui, che significa daily vlog? Video giornaliero. Un video al giorno per raccontarvi la nostra vita. Super avventura. Super patata. Avete visto? Oggi sono tutta di giallo. Giallo. E guardate un po', scarpe gialle. Sofì, stavo pensando una nuova cosa pazza da fare. Ovvero, prendi il tuo NES. Vuoi fare un esperimento? Tu sei pazzo, però lo prendo il mio NES. Sì. Ok, adesso sparami. Vuoi prendere le proiettili e munizione al volo? Con la racchetta? Sì. Aspetta! No, non puntare però al viso. No, Sofì. Non è semplicissimo, devo dire. Ferma un attimo, che posso la videocamera. Ok, vai. No, ferma. Non puntare al viso. Ma sei impazzita, Sofì, non puntare al viso. Dobbiamo giocare a baseball o no? Sì, ma non mi devi puntare qui. Punta più in basso. Vai, ce la possiamo fare. Una lui. Lui, che fai? Oggi è un grande giorno, perché andremo a vedere insieme i dinosauri. A grandissima richiesta e attesa, perché tempo fa siamo andati allo zoo a vedere gli animali. Poi abbiamo detto, se il video vi piace potremmo andare a vedere anche i dinosauri, perché c'era lo zoo dei dinosauri. Ecco, siccome l'idea vi era piaciuta un sacco e quasi tutti i commenti erano: quando andate ai dinosauri? Quando andate a vedere i dinosauri? Ecco, oggi è il grande giorno, è arrivato. E quindi scriviamolo. Vedere dinosauri. Vedere e sparare i dinosauri. Ma che dici? Non sparare. Sofì, se mi mordono. Giusto. No. Se mordono me? Sparare i dinosauri. Preparo le mie munizioni. Furbo. Prendi quella pallina sotto il letto. Dove? Qui. Qui, la vediamo tutti. Posta. Andiamo. Lui, cosa stiamo facendo? Doveva arrivare un pacco a casa mia. Solo che non ero a casa perché ero a casa di Sofì. E ci ha chiamato adesso il corriere e ci ha detto: venitemi a trovare che vi do il pacco. E quindi siamo qui che stiamo aspettando il pacco. Lui, ma dico io, non puoi per tutta la vita ordinare dei pacchettini minuscoli che ti arrivano uno al giorno, perché così ogni giorno avrai un pacco che ti deve arrivare. E noi non possiamo continuare così. Compra una cosa grande, fatti arrivare un mega pacco, non tutti questi pacchettini piccoli. Ma il senso che io compro online perché mi devo arrivare a casa, non perché poi devo andarle a prendere dal furgone, perché non c'è a casa mia, non te ne sono queste. Capisco. Ok. E adesso si può andare dai dinosauri. No, piano, lui. Arrivati. Metto il cappellino. Il cappello dell'avventura dice tutto. Anch'io, batti cappello. Andiamo. Sì, però non c'è il sole, se n'è andato. Quindi a cosa ci serve il cappello e gli occhiali? Sofì, il cappello prima di tutto mi rende stiloso, trendy, cool e alla moda. Dopodiché serve per andare a vedere i dinosauri. Come si fa a vedere i dinosauri senza il cappello dell'avventura? Ma io non lo capisco. Giusto, tu ragazzo farai strada. Eccoci a casa. Prima di tutto voglio andare a salutare Bambi. Andiamo. Ah, Sofì, quasi dimenticavo, la mappa del parco. Sì, grazie. Andiamo. Lui, entra dentro il tunnel. Ho paura di rimanere incastrato. No, non rimani incastrato, vai. L'altra volta non l'ho fatto, stavolta lo farà per voi. Lui, datemi una... prego, chiamati aiuto se rimango incastrato, ok? Sì, contaci. Mannaggia. Ragazzi, ai. Ce l'ho fatta. Ciao, amico. Sei un suricato. È un suricato, guardate, lì ci sono i suricati e lì dentro c'è lui. Ciao lui, io vado. Facevano male le ginocchia. Vai, cowboy. Ce l'ho fatta, ho superato le mie paure. Team Trote. Ecco lui, qui ci sono i tuoi bambi. Ciao, Team Trote. No, non faccio male. Non posso venire da voi. Venite voi, venite. Team Trote. Non sono molto amichevoli. Fa caldo. Ma che dici, lui? Non fa caldo. Voglio provare io stavolta quella giostra. Perché è una giostra? Allora, lui, tienimi lo zaino. Sì. Paurissima, lui si fa così, vero? Sì. Dai, lui, non si ferma.
cos'è? È stato pericolosissimo. Si è fermato appena ha visto te. Perché sei innamorato? Ha visto un suo simile, grazie. Ricominciate la cosa. Ciao amico. Vieni qua. Lui è attento di morte. Ciao. Wow, pazzesco, pazzesco. Hai visto? Ti stavo rubando gli occhiali. Stai tornando? No. Ma è bravissimo. Vediamo se riesco. No, io non riesco. Bravo, sei bravissimo. Vieni da me. Ti voglio abbracciare, vieni. Aspetta, aspettami lì. Aspetta, no, dove vai? Aspetta. Ti gratta. Sono un tuo simile. Vieni qui da me. È scappato di nuovo. Mi voglio accarezzarlo, metterlo in braccio, stringerlo. È così carino, è puccioso. Adios, amigo. Guarda che so fare pure io. Che fisicità. E dopo questa lunga camminata, eccoci giunti nella terra dei dinosauri. Cos'è questo fischio? Creavo un sottofondo adatto all'avventura. Ma mi spavento però dei dinosauri, non te l'avevo detto. Sofì, non avere paura, ci sono qui io con te. Andiamo. Ma ho anche paura di te. Sei pazzo. È bellissimo, è una giungla. Stavo cadendo. Lui, dove vai? Non lo so. Ecco il primo. Che paura, questo come si chiama? Devo dire che fa un certo effetto. Sembra che ci stia osservando. Ok, scusa, non volevamo disturbare. Ciao. Ciao, togliamo il disturbo. È bellissimo, è bellissimo. Oh, 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 oh. No, lui. Ma è gigante. Fa tanta paura. Tantissima. Qui c'è il Pachycephalosaurus. Sostanzialmente due dinosauri pelati che si danno testate. Non sono pelati, hanno qui i tentacolini. Tentacolini. Dentro te, Sofì. Imitiamoli, allora. Aspetta, allora. Dai, piano, piano. Piano, ho detto. Sono fatta malissimo. Sta piovendo. Sta piovendo. Aiuto. No, andiamo, allora corriamo. Bellissimo questo. Lui, ma dove vai? Perché? Non si può scavalcare la transenna. Con certo effetto, devo dire. E voi che razza di dinosauri siete? Cioè, c'è il sole e piove. Esatto. Fortuna che abbiamo i cappelli dell'avventura qui che ci riparano dalla pioggia. Cioè, dicevo, lui è senza denti. Però scusa, una dentiera poteva comprarsela. Quale dentiera? È un dinosauro, Sofì, con un morso. Ti mangia intera. Non ha denti. Come mangia? Forse mangiava gli omogenizzati. Lui, scusa, ti ho detto di male. Questi sono conigli, non sono dinosauri. Canguri, conigli, ma non dinosauri. È il nostro quadretto, siamo io e te, così. Uguali. Ok. Siamo tutte. Ok, aspetta. Che strani esemplari di animali. Arancioni. Non lo capisco. Effettivamente. Oh, questo è un porcospino. Oh, è bellissimo. È un riccio. Sembra un tartarugone. Lui, sai cosa? Mi piacerebbe un sacco cavalcarli. No, dai, Sofì. Non si può fare. No, oh sì. Oh boh. Allora. Non c'è niente che lo vieta. Non c'è scritto non poter. Ah no, sì, lui c'è scritto vietato. Lui come? C'è scritto vietato. No. Perché? Sofì, mi sa che sono finiti. Lui? Sì. Lui. Che c'è? Wow. È gigante. Lui? Questo è il Tyrannosaurus Rex. E Rex non è un cane, è un pastore tedesco, no. No? No. L'avvocato Rex, come si chiamava? Il commissario Rex? No, non è lui. Ma è bellissimo! Quello lì vorrei cavalcare io. Sarebbe un sogno. Andiamo. Il giro si è appena concluso qui. Eh sì, speriamo un giorno di portarvi in uno zoo super gigantesco gigante in cui potremmo prendere le scimmiette in braccio. Ci siamo divertiti davvero un mondo e speriamo anche voi vi siate divertiti. Noi ci vediamo domani alle 14.30 con un nuovo video. Iscrivetevi se ancora non l'avete fatto per entrare a far parte del Team Trote. Team migliore al mondo. Vi mandiamo un bacio. Un abbraccio e a domani. Ciao!